Adesso voi vedete come siamo messi qui in montagna con quello che abbiamo. Questo frutteto è stato messo, piantato, lavorato, vedete, tutto pulito. Ecco, il frutto dov'è? È lassù in alto, dove il più comodo è stato già preso dai cervi. Vedete la pianta come ridotta, che non è il danno neanche del frutto che quest'anno, ma la pianta dura per tutti gli anni e quella non produce più, bisogna tagliare, ritornare a lavorare. Qui non sentiamo nessuno che ci venga a dire un sostegno, è tutto recintato, lavorato. E cosa dobbiamo fare noi? Io non mi credo niente di parole da dire, perché qui lo vuoi che vi dica. Qui non si può più lavorare, finché ci sono questi animali non si può più lavorare, o che si mettono in condizioni di metterci un po' di impegno anche loro per guardarci anche noi, e se no cosa facciamo? Niente, qui non si lavora più, i nostri prodotti sono così, sono finiti. L'unica cosa che abbiamo qui è rimasto, io che ho due mele, non prendo più niente, neanche di queste, tutte. Se no, ci avrò un danno di 20 o 30 quintali su queste, e dove li prendo io? Solo da lavorare, qui bisogna solo lavorare e basta, per niente, con questi animali, perché ormai ce ne sono troppi, qui ne ho contati 6 qui dentro, dove? Dai, non c'è più sistema di lavoro, lo dico io, dopo lavori hai questo risultato. E fanno delle chiacchiere, gli addetti che devono guardarci un po' anche noi. Delle chiacchiere, vengono a vedere e poi non si fanno più né sentire e né vedere. Eccoci, non sappiamo neanche cosa fare, perché chi è che ci sostiene? Nessuno. Ognuno pensa a se stesso e basta, a noi pensa nessuno. E lavorare dalla mattina alla sera per questo risultato. Okay. E basta.